una playa in Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Buonasera, per questo incontro, questo 60 News odierno, abbiamo il piacere, oltre che l'onore, di avere con noi il sindaco di Nardo di Pace, il dottor De Masi, Antonio De Masi. Buonasera, buonasera. Benvenuto. E con lui parleremo del, avrete già visto nel titolo, del sottotitolo della puntata di oggi, parleremo di Nardo di Pace e delle zone interne. Ecco, parlare delle zone interne fino a ieri si poteva parlare soltanto delle zone montane che si vanno spopolando, mentre invece il problema è molto più esteso, più vasto, perché i paesi interni, i paesi altocollinari di questa fascia ionica si vanno via via spopolando. È una situazione certamente non che non difficilmente recuperabile. Difficilmente recuperabile? Penso di no. D'altra parte, se non avessimo anche la speranza, se ci venisse meno anche questo fatto, rischieremmo di accelerare ancora di più l'abbandono. C'è sempre l'ottimismo della volontà. La volontà c'è, non solo l'ottimismo della volontà, ma io ritengo che ci siano le condizioni per poter ripartire. Ripartire vuol dire recuperare alla vita intere comunità, intere plaghe, interi territori. D'altra parte, l'abbandono delle zone interne non è un fatto che si ripercuote soltanto su determinate aree, le aree interne, ma hanno un riverbero anche sulle altre aree della Calabria. Sì, oggi sentivamo il dato Istat che sulle natalità in Italia sono su 100 morti solo 60 nascite, per cui è una situazione molto molto critica. Sì, c'è una situazione che riguarda in generale, diciamo, la natalità nel nostro paese, ma c'è poi un dato particolare che riguarda le zone marginali, le zone che in qualche modo possiamo definire povere, in una diseguaglianza che c'è non solo tra cittadini, una diseguaglianza tra anche territori. Cioè, quando noi parliamo di Nardo di Pace, parliamo del
paradigma delle zone interne della Calabria. E però la Calabria ha il 90 e oltre passa per cento del territorio che è zone interne. Il problema principale, secondo me, è quello del lavoro. Cioè, noi possiamo fare qualsiasi cosa, cioè, adesso si sta sperimentando in Italia una cosiddetta strategia, la SNAI, strategia nazionale per le aree interne. Qui in Calabria, per la verità, si stenta a partire, ci sono alcune aree che sono già partite, altre aree che sono in ritardo. Il problema è che non abbiamo non c'è il progetto Calabria, la politica lascia molto a desiderare. Abbiamo una classe dirigente. Se le condizioni della Calabria sono queste, vuol dire che c'è una ragione e ci sono anche delle responsabilità. Non si può dire soltanto nord predatore e sud vittima. È questione che noi stessi, adesso le provvidenze arrivano dalla Comunità Europea, non siamo capaci di spendere quello che ci manda la Comunità Europea. Questo, insomma, su questo io avrei dovremmo discutere un'intera giornata, cioè, non perché... voglio dire che soltanto il nord, perché il nord sappiamo che è predatore, però dobbiamo dire che preda perché noi siamo deboli, non c'è dubbio, ecco. Non c'è dubbio. Noi abbiamo lasciato una classe politica e scomparsa anche una genia, possiamo dire, una generazione di politici calabresi con queste ultime elezioni. Ci sono ancora solo pochi sopravvissuti. Ma dobbiamo aspettare da questa nuova classe dirigente? Per la Calabria e per le nostre zone mi aspetterei, auspicherei che ci sia, che ci fosse questa classe dirigente nuova, una capacità di risolvere i problemi. Alla luce di quello che si vede, mi sembra che dobbiamo ancora penare. Eppure ieri sera sentivo alla radio la ministro all'agricoltura che auspica un ritorno all'agricoltura da parte dei giovani, delle donne. Ma come si può arrivare se, ammesso che noi produciamo, se poi non abbiamo mercato? Sì, è un problema. Ci sono problemi di mercato, ci sono problemi di organizzazione, ci sono per la Calabria problemi di un progetto più organico. Non è pensabile che si possa andare per segmenti. Ci deve essere una programmazione territoriale, ci deve essere una programmazione, diciamo, degli interventi. Ci deve essere una rete di strutture e di infrastrutture capace di poter dare ai cittadini. Guardi, parlavamo della SNAI. La SNAI prevede tre elementi sostanzialmente di intervento, non per invertire, ma per frenare quello che è l'abbandono delle zone interne. E sono interventi che dovrebbero essere sulla scuola, sulla mobilità e sulla sanità. Questi, secondo questa strategia, dovrebbero essere gli interventi su cui mirare, su cui puntare per poter impedire che lo spopolamento. Ma se andiamo a quando vedere... parliamo di mobilità, cioè noi non possiamo parlare soltanto di trasporti, ma dobbiamo parlare anche di strutture e di infrastrutture. Le nostre strade sembrano quelle di Beirut, bombardate. Poco prima che iniziassimo parlavamo proprio del problema che lei che, diciamo, non frequenta quella strada provinciale che da Caolonia Marina porta a Caolonia Superiore, all'improvviso si è trovato dinanzi un ostacolo al buio.
non mal segnalato, cioè tra le altre cose, sì, a parte la buca che c'è nella strada, non questo, manca anche la segnaletica. Questo, diciamo, è una incuria nostra, di una cattiva anche abitudine. Ma se noi non cambiamo metodo di pensare, metodo di agire, quando cambieremo? Io avevo un appuntamento alcuni anni fa con Gian Antonio Stella, il famoso giornalista. Del Corriere della Sera, a Lamezia. Lui poi, siccome è venuto con un po' di ritardo rispetto all'appuntamento, mi ha chiesto scusa e dice: però già qui non ci è una segnaletica, eppure cioè, si è perso e non è riuscito a trovare la strada per venire all'appuntamento. Cioè, abbiamo anche grandi responsabilità noi amministratori, cioè non curiamo il nostro territorio così come dovrebbe essere curato, e pensare agli altri che gli altri... La segnaletica è il biglietto da visita. Il biglietto da visita, non c'è dubbio. Ora, Sindaco, noi ci siamo incontrati per l'ultima volta, abbiamo rimandato questo incontro per un po' di tempo. Ci siamo incontrati con il sindaco Di Nardo di Pace su a Serra San Bruno, in occasione della presentazione di un progetto pindarico, molto, molto fantasioso, ma un progetto importantissimo. Noi abbiamo parlato, abbiamo avuto ospite Giacinto Damiani, che ha illustrato per i teleschermi di Telemia il progetto di questo collegamento delle serre. Ora, ecco lei che è uno tra i primi, se non il primo sindaco ad aver aderito a questo progetto, a questa idea, di collegare le serre calabresi al resto del paese, cioè al resto del, quando diciamo il resto del paese, alla Ionica, alla Tirrenica, e così dicendo all'autostrada, alle vie del mare. Giacinto Damiani è un uomo di utopia pragmatica. Utilizzo questo termine un poco molto filosofico, ma molto appropriato. Ed ha una grande capacità di coinvolgere intorno a progetti che sembrano di grande utopia, ma che hanno una loro concretezza. Di che si tratta? Giacinto Damiani muove dalla convinzione che noi abbiamo soltanto i nostri territori che dobbiamo governare, e soltanto partendo dai territori è possibile, e quindi dalle popolazioni dei territori, è possibile pensare anche allo sviluppo di questi territori. Noi siamo il comune, l'ultimo comune della provincia di Vibo, che si affaccia però sullo Ionio, mentre il resto della provincia di Vibo è tutta quanta rivolta sul Vibonese, verso il Tirreno. Noi qui, per ragioni storiche, per ragioni diciamo geografiche, per ragioni se volete anche culturali, abbiamo forti legami con i paesi rivieraschi, i paesi l'origine della comunità di Nardo di Pace, come quelle di Fabrizia, vengono, come quello di Caulonia, Castelvetere, sì, e Roccella, vengono dalla famiglia Carafa, sì, per cui abbiamo questa origine, sì, comune. C'è questa, d'altra parte noi con il comune di Roccella abbiamo il piano strutturale, stiamo
facendo insieme. E col Comune di Roccella abbiamo legami antichi, con il sindaco, l'ex sindaco, il senatore Zito, c'era un legame che non era soltanto di amicizia. Il senatore Zito da studente veniva a villeggiare a Nardo di Pace, veniva a studiare lì, a riposarsi e quindi a studiare, e abitava lì, stava lì 2 o 3 mesi durante il periodo estivo, e poi è ritornato sempre, spesso lì da noi. C'è questo legame di amicizia, ma c'è anche un legame, diciamo, noi abbiamo risolto un problema con il Comune di Roccella. Ecco, quando è nato il Comune di Nardo di Pace, quindi è stata, come dire, data la dote del territorio del Comune, nel ripartire questo territorio ci sono stati degli errori, non so, cioè tra il Comune di Nardo di Pace e il Comune di Roccella è venuta fuori una controversia, una vertenza sulle proprietà. Sono passati 100 anni da allora e non si era riusciti a trovare una soluzione. Ci siamo messi un giorno con il sindaco, con Sisilio Zito, e nel giro di 10 minuti abbiamo trovato una soluzione. Quel territorio che era contestato, Nardo di Pace diceva che era suo, Roccella diceva che era suo, ce lo siamo divisi in due e abbiamo risolto il problema che durava per 100 anni. Possiamo sapere, diciamo, più o meno qual era questa parte di territorio? Era la parte, diciamo, vicino Cassare, a nord di Caulonia. A nord di Caulonia, sì. Allora, la parte che era vicino al paese, l'abbiamo, che poi quella spoglia non era. E non è alberata, mentre l'altra parte che è vicino ai confini con il Comune di Roccella, cioè, la parte è la strada che fa da confine? Adesso i confini, diciamo, parlando di una zona montana, ma molto bella, cioè una molto vegetazione bella, ma anche molto ricca, perché quella è una proprietà che ha un certo valore, si tratta di castaneti, non so, o faggeti, un bel pezzo di terreno, sì, che era inutilizzato sia da noi sia da loro. Si è risolto questo problema, però la cosa più strana è che non si riesce a trovare una simbiosi con il comune, diciamo, madre, Caulonia. Com'è possibile questa cosa? Non c'è mai un'interlocuzione seria? Troviamo difficoltà. Noi infatti, quando pensiamo a quest'area, pensiamo al porto di Roccella. Allora, noi diciamo che ci potrebbe essere una strada di collegamento tra il porto, Roccella, Caulonia, Riace, Nardo di Pace, ma non solo Nardo di Pace, che ha tesori nascosti. Oltre ai megaliti, Nardo di Pace ha le opere di Pietro Cascella. C'è il fonte battesimale, che è un'opera di grande valore artistico. Eppure, ecco, di questo se ne parla. Di questo non se ne parla. Ecco, cioè, mi perdoni, sindaco, ce lo può illustrare questo così facciamo in modo che il nostro telespettatore si incuriosisca, venga, abbia una ragione, una motivazione per venire su a Nardo di Pace a visitare questo allora, bellissimo posto. La chiesa. Intanto Nardo di Pace. È Nardo di Pace, il paese vecchio. No, ecco, c'è il paese vecchio, ma c'è una chiesa che è moderna ed ha intanto è stata disegnata da uno dei
degli architetti più famosi del secolo scorso, Saulo Greco, che è stato professore all'università, alla facoltà di architettura, ed è stato preside della facoltà di architettura dell'università di Roma. L'intero paese è stato progettato da questo grande architetto greco. Ma stiamo parlando di Diciano. Diciano. Sì, sì. Sì. E noi abbiamo lì, e dobbiamo adesso sistemarle, tutte le opere di Saulo Greco fatte qui in Calabria, dall'ospedale pugliese di Catanzaro all'intero paese di Nardò di Pace, e dentro questa, dentro la chiesa ci sono le opere di questo famoso artista Pietro Cascella. Noi, questo ecco, è il fonte battesimale. Ah, ecco, se la telecamera riesce ad inquadrarla, la regia. Ecco. Grazie. E, noi abbiamo. Ma mi perdoni, è visitabile tutti i giorni? Sì, 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 tutti i giorni, tutti i giorni. Non ci sono, basta che i calabresi. Basta che i calabresi vogliano venire. Sì, non ci sono. No, ma lo sappiamo, ma non, che ma l'ospitalità di Nardò di Pace è emblematica di questo territorio. Non c'è soltanto questo, ci sono tutte le. Una serie di altre opere che sono all'interno della chiesa stessa, che sono tutte quante di Pietro Cascella. Dicevo che noi abbiamo istituito un premio che diamo ogni anno a un cittadino di Nardò di Pace che si è distinto siamo al secondo anno. L'anno scorso, due anni fa, abbiamo dato questo premio a un nostro concittadino che è un giovane che fa esercita la professione di medico primario all'ospedale all'Università di Tor Vergata a Roma, e uno scienziato che ha scoperto il farmaco per il morbo di Crohn. Possiamo. Giovanni Monteleone. Ecco, Giovanni Monteleone. Guarda caso porta il nome del senatore che è primo firmatario di una legge importantissima, la legge di un altro medico, costui di Antoni Mina, sì. Che è il primo firmatario della legge sui defibrillatori. Sì, sì. Ecco, la Calabria. La Calabria è ricca, diciamo, di personaggi, di uomini di grande scienza, di grande cultura. Ma solo che qua c'è una Nemo profeta in patria. Sì, fino a quando io credo non ci siano le condizioni di contesto per poter dare la possibilità a tutti questi nostri concittadini che sono riusciti a, diciamo, utilizziamo questa parola, a sfondare in altre parti dell'Italia, se noi non riusciamo ad offrire, ma io dico anche culturalmente, dal punto di vista organizzativo, è necessario che ci sia un'azione sinergica, si usa dire, per far in modo che si trovino qui da noi in Calabria, si trovi un contesto capace di suscitare. Ecco, ma come fanno un giovane professionista affermato altrove, no? Che trova una. Per esempio, parliamo di medici, che hanno la possibilità di
di fare la propria professione in un ambiente, innanzitutto, diciamo un termine improprio, sano, cioè a dire dove fa il medico chi è capace di fare il medico, fa l'infermiere chi deve fare l'infermiere, fa l'os chi è, cioè voglio dire dove ci sono i ruoli, ci sono le funzioni, ci sono regole certe, dove ci sono servizi che un medico si può realizzare, perché qui da noi purtroppo, anche se la tecnologia è così avanti, qui da noi, lei mi insegna, fare il medico è un po' un mestiere ancora artigianale, perché non ci sono le condizioni, i presupposti per fare veramente una professione medica evoluta all'avanguardia. Se escludiamo le poche eccezioni delle facoltà universitarie e qualche realtà diversa, non abbiamo grandi strutture dove l'ammalato sia tale e il medico l'ammalato va perché il medico è sicuro, il medico è certo, il medico è competente, ha con che cosa operare. Io per questo parlavo di contesto ambientale, cioè di condizioni principali, base per poter offrire al professionista il desiderio di ritornare. Ma non dico il desiderio di ritornare, quantomeno l'attrazione, cioè ognuno deve, io la penso così, cioè ognuno deve essere libero di andare dove ritiene più opportuno e dove ritiene che meglio possano essere attuate le proprie capacità. Poi non c'è dubbio che qui bisogna creare condizioni che possono essere, che possono attrarre. Guardi, questo a cui noi abbiamo dato, questo Giovanni Monteleone, il professore Monteleone, a cui noi abbiamo dato il premio, questo ha fatto la scuola elementare a Nardo di Pace, la scuola media a Nardo di Pace, ha frequentato il liceo a Serra San Bruno, l'università a Catanzaro e poi è andato a Londra, è andato negli Stati Uniti, è andato in Australia e poi ha trovato lì l'università di Tor Vergata a Roma, dove ha messo radici e ha iniziato a fare tutta una serie di esperimenti. Noi, dottore, mi perdoni che noi stiamo pagando, ma mi piace pagare perché diamo anche delle informazioni per i telespettatori. Cioè, se ci pensiamo un pochino, che le farmacie ospedaliere, quelle che dovrebbero, diciamo, erogare il farmaco cosiddetto salvavita, il farmaco per le persone con patologie particolari tipo il diabete, queste persone adesso stanno vivendo di quasi in grande imbarazzo con le scorte, con l'aiutarsi l'un con l'altro, perché la regione Calabria, o meglio la sanità calabrese, il commissario non ha sbagliato una delibera, cioè quasi ci sono problemi di sopravvivenza. Io vengo da una realtà dove per anni abbiamo avuto un medico che ha curato un altro Monteleone, Cosimo Monteleone, che ha curato con dedizione, con grande passione, diciamo, medico che faceva il confessore, l'amico, cioè non era soltanto quello che aveva. Non è il medico della medicina, ma era anche il medico spirituale. Il medico spirituale. Questo, diciamo, è una occasione che si ha una volta, magari, perché non si chiede questo al medico. Però noi siamo adesso in una situazione drammatica da questo punto di vista. Cioè noi molte volte abbiamo giornate che per un'ora al giorno abbiamo il medico. Da questo punto di vista penso che siamo tornati indietro di moltissimi anni, perché
ci sono stati momenti in cui ogni comune aveva il medico condotto che serviva proprio perché quella comunità doveva in qualche modo essere assistita. Ecco, adesso non più, non ci sono più. Ecco perché le dicevo che nella SNAI si parla di mobilità, di sanità, di scuola. Però l'elemento principale di una comunità è il lavoro. Se manca il lavoro, noi possiamo, come dire, mettere il cerottino, ma il cerotto serve per una ferita piccolina, non si mette il cerotto alla cancrena. Queste zone sono diventate ormai terreno di abbandono totale. Allora, se non si interviene, e se io leggevo che nel Trentino vengono dati contributi ai commercianti soltanto per il fatto di avere un'attività, un negozietto, perché si considera in alcune realtà il negozio come la farmacia, cioè un servizio, non un'attività commerciale. Ma c'è il pericolo che adesso le farmacie vengono soppresse, anche le farmacie. E appunto, ma le farmacie, le guardie mediche, cioè, allora o qui c'è una presa di coscienza. Allora, quando penso a queste, anche a queste realtà, delle, diciamo, paesi di mare, che sono in questi anni diventati, come dire, caoticamente delle cittadine, diciamo così, noi troviamo che questi paesi, questi centri urbani sono lo smembramento, la disarticolazione di quelle che erano i paesi, cioè, e non sono a volte ben riuscite, a volte invece è una riaggregazione che non sempre è stata una riaggregazione positiva. Non sono nate le cittadine con i crismi della città, delle città, con noi, diciamo, i servizi delle città, con la cultura della città. Ma abbiamo invece una sommatoria di soggetti che non formano una comunità. Ecco, abbiamo diverse comunità in una aggregazione che non... Io, mentre l'ascoltavo, dottore, mi viene da pensare, no? Un'emergenza notturna in un ambiente come il territorio del suo comune, Ciano, Nardo di Pacevecchio, Santo Todaro, Cassari e poi l'altra frazione grossa che mi ricordo come si chiama. Queste sono. No, manca, no, ci manca, manca cosa? Ragona. Ragona, ecco, io mi chiedo, un'emergenza in queste comunità come. Guardi, io. Soltanto rivolgendosi al Padre Eterno. Quando appena incomincia a cadere la prima neve, io comincio a tremare, a preoccuparmi. L'anno scorso c'è stata una situazione che avrebbe potuto anche sfociare in una tragedia. Noi per andare a Serra San Bruno attraversiamo un tratto di strada che è della provincia di Vibo Valentia e quindi l'intervento per lo sgombero della neve dovrebbe farlo la provincia di Vibo. Un tratto di strada che è dell'ex 110, 110 è la provinciale di Reggio Calabria, che è per 2 chilometri della città metropolitana, che perennemente viene abbandonata. Per cui c'è questo tratto di 2 chilometri e dopo 2 chilometri
c'è l'ANAS, perché l'altro tratto si era riusciti a farlo di ritornare, restituito all'ANAS, e quindi l'ANAS da passo di Pietraspada, esatto, e l'ANAS interviene. Ma c'è questa strozzatura di 2 chilometri, dove la neve, che è poi la parte più alta a 1340 metri a Monte Pecoraro, cioè lì è sempre innevata con qualche metro di neve, se non ancora di più. L'anno scorso un signore con un bambino di 8-9 anni, Danardo Di Pace, abitano a Mongiana, si sono spostati con la macchina per rientrare a casa dopo aver visitato i nonni, essere stati lì a Nardo di Pace. A un certo punto rimangono perché la neve lì non era stata spalata, non era stata, la strada non era sgombera. Sono rimasti fino all'indomani mattina, fino a quando non si sono allarmati i parenti, quindi non vedendole arrivare, ma non c'è stato un moto di soccorso, sono andati con, perché noi abbiamo un mezzo abbastanza efficiente per queste situazioni di proprietà del comune. Di proprietà del comune. Ecco, sì. Non è che lo Stato, la provincia vi abbia dato il mezzo, l'avete dovuto comprare con i fondi nostri. Ecco, queste sono le realtà che allora, come fa a vivere un centro montano? Allora, cioè, come si fa a vivere lì? Lì vivere significa soffrire, sopportare costi elevati rispetto anche ai costi che si possono sopportare in un'altra parte del paese. Ecco perché qui bisognerebbe parlare di fiscalità anche di fiscalità leggera, quella fiscalità agevolata, certo. Allora, il piccolo commerciante non può, non si può pensare che debba avere gli stessi trattamenti fiscali del commerciante di via Veneto o di via Marguta. Non è possibile. Ecco. Leggevo che nelle Marche o nell'Umbria, non mi ricordo, dove alcuni paesi danno il reddito di cittadinanza, ma il reddito di residenza. E quando pensavo che danno 700 euro al mese a chi sposta la residenza e se ne va a vivere in questi paesi che sono in via di spopolamento. Allora, noi per anni abbiamo avuto qui in Calabria un intervento, anche un'assistenza, perché non bisogna vergognarsi di dire questa parola, con i forestali. Io ritengo che su questa questione dei forestali ci sia stata un pressappochismo, non c'è stato così come molte volte succede, non c'è un approfondimento delle cose, si parla così, si dice quasi per moda. Allora, i forestali non servono a niente, eccetera, eccetera, e tutti a dire, a ripetere, i forestali. Adesso si dà il reddito per non fare di cittadinanza per non fare niente. Ma forse non è meglio dare al forestale che in qualche modo lavora. Noi da anni non abbiamo più, ogni anno si parla da una parte e dall'altra, ci sono frane, alluvioni, smottamenti, eccetera. Noi nel nostro territorio, nel nostro comune, noi abbiamo piccole cose,
perché con il lavoro continuo dell'uomo, quindi del forestale che è lì sulla terra, con gli interventi quotidiani, impediscono che il depauperamento di questi territori, e quindi le frane vengono sistemate man mano che si presentano. E quindi il territorio viene governato. Dottore, ma il problema dei forestali l'abbiamo creato noi calabresi, mica gli altri, perché certo. Ci sono in Sicilia, ci sono in Sardegna, certo. Ci sono sempre stati i cassi integrati del nord opulento, ecco, di quelli là non ci siamo mai accorti. Ecco, le grandi industrie che sono sempre sopravvissute sulle spalle dei contribuenti italiani. Sì, e io per esempio io penso che bisognerebbe, come dire, specializzarle queste, cioè anziché fare delle cose così come è stato fatto, e che poi bisogna pure dire che ci sono stati una volta l'assessore regionale, l'assessorato più quello che di maggiormente era gettonato è l'assessorato alla forestazione, perché c'era il bacino di elettori, cioè, anziché pensare a questo tipo di cose, se si pensasse a una formazione professionale di questi operai capaci di poter utilizzare gli strumenti della tecnologia ambientale, e quindi capace di poter fare, come dire, della ingegneria naturalistica attraverso opere di ingegneria appunto naturalistica per preservare il territorio, ecco, questo potrebbe essere un modo per trattenere le persone lì in montagna, che non è un fatto soltanto, io insisto su questo, cioè non può essere soltanto un fatto di territorialità. Io quando vedo per esempio le contraddizioni di questo nostro paese, territori che si spopolano, città che esplodono, perché non si riesce a governare le grandi periferie delle grandi città come Roma, eccetera, esplodono, vengono. Ma allora, poi c'è anche da tenere in conto questo fatto. Il cittadino montano non vive bene il riva al mare, perché ha bisogno di respirare quell'aria ossigenata, quell'aria particolare. Arriva per lui, arrivare nei paesi di Via Raschi è come andare a dormire, cioè come se fosse un dormitorio, perché la sua mente, il suo cuore sono sempre là. Cioè, ecco, privare questa gente della possibilità di vivere nel suo habitat, e non c'è cosa più triste. Ora, lei diceva giustamente la forestazione, ma la forestazione non ha mai avuto... Forse agli inizi, quando si è parlato immediatamente dopo, nel primo dopoguerra, con la cassa per il mezzogiorno, questi interventi particolari, l'entesila di conservazione del territorio, perché abbiamo visto l'imboschimento. Cioè, sì. Se andiamo a ragionarci sopra, non è che non abbiano la professionalità i forestali calabresi. I forestali calabresi hanno professionalità, sì, io ma, è mal di gestita, specializzazione. Ma è mal gestita. Certo. Ora, se ai forestali, invece di dare il bosco alla speculazione commerciale, il bosco venisse assegnato ai forestali per curarlo, mantenerlo e utilizzare le ricchezze del bosco, quella ricchezza distribuita, noi non avremmo tutti questi incendi programmati, mi oserei dire. Guardi, se si riuscisse a portare a sintesi i territori
forse dico una cosa, cioè pensare a una area vasta come questa, che Roccella, Cauloni, dico pure Gioiosa, Grottirie, Nardo, cioè, di Pace, cioè, tutta, Fabrizia, tutta quest'area, pensare ad una rete viaria capace di poter collegare il mare con la montagna. Damiani pensava alla funivia. Una funivia, una funicolare. Sì. Fantastico. Ma non è così, poi così. Non è una cosa veneristica, diciamo. Si tratterebbe di crederci queste cose. In mezz'ora ti trovi dal mare a Serra San Bruno, non c'è cosa. Allora, quando. Oh, perché? Perché se. Diversamente bisogna sventrare i territori. Sì, ma io penso che lei ne abbia sentito parlare, che immediatamente dopo, mi pare che sia stato dopo l'Unità d'Italia, i comuni, diciamo i territori di Caulonia con Nardo di Pace, Fabrizia, Placanica, cosa auspicavano? Una richiesta, un auspicio al governo, al Ministero degli Interni, di una via che collegasse, una galleria che collegasse l'Allaro al porto di Pizzo, perché all'epoca era Pizzo, era il porto, sì, diciamo, il porto commerciale, e che il territorio cosa cercava? Cercava questo percorso agevolato per arrivare al porto, per poter portare i suoi prodotti. Noi abbiamo l'Allaro, che è il fiume più bello. Ha un percorso stupendo, poco conosciuto, ma perché c'è una pigrizia mentale anche, non c'è soltanto una pigrizia fisica, c'è una pigrizia, cioè si utilizza poco o per niente il cervello, l'Allaro, quindi abbiamo delle aree di naturalistiche meravigliose. Poi abbiamo, dicevamo, questi tesori lì a Nardo di Pace. Abbiamo le ferriere di Mongiana, la Certosa di Serra San Bruno, con delle chiese splendide. Stilo, Fabrizia. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un grande patrimonio. Ma si riuscirà un giorno a creare un incontro tra tutti i sindaci di questo comprensorio ed elaborare un progetto comune? Guardi, io ci spererei, ecco, cioè, utilizzo questo termine, voglio ancora sperare che si possa fare, perché vedo un localismo ancora molto molto provinciale. Sì, molto se si riuscisse a capire, più che a capire, a comprendere, ecco, che ciascuna comunità da sola non regge. Tutti insieme possiamo avere, anche dal punto di vista, diciamo, del peso elettorale. C'è questo, allora, territorio che non riesce ad esprimere un candidato, né un parlamentare né un regionale. Io su questo la pensavo così, cioè pensavo che la presenza di un politico, un parlamentare, un deputato, un senatore, un consigliere regionale, potesse, non è stato così. Da questo punto di vista io ho avuto una forte delusione, cioè, credo invece che ci debba essere una consapevolezza dei sindaci, che sono i più vicini al territorio, una consapevolezza degli amministratori locali, che
più immediatamente vivono i problemi della comunità e loro dovrebbero iniziare a interpretare questi problemi, a metterci insieme per fare un progetto. Ma probabilmente sono come quei medici che fanno un'ora al giorno, non hanno tempo. Non hanno tempo i sindaci, o non hanno la testa per fare questo? Beh, non saprei. Comunque, lei ha dato una cioè, certo, i nostri telespettatori che sono, diciamo, gravitano molto su questo territorio, ma anche quelli degli altri territori possono prendere esempio dal suo enunciato, perché quello che lei dice, cioè chi è vicino al cittadino, chi è vicino? È il sindaco, che è il più diretto, il primo ad interloquire, a cui il cittadino si rivolge. Ed è il sindaco che deve farsi carico di un'idea non solo localistica, ma di comprensorio, di territorio, ecco, di regione. Se un sindaco non si proietta in una realtà comune, in una realtà dove io faccio una cosa a Caulonia, a Snardo di Pace, a Roccella, a Siderno, a Locri, ma quale rispondenza avrà domani? Ecco, con chi mi il mio territorio, dove la proietta questa struttura, questa infrastruttura? Ecco, se non ci sono queste comunioni di idee, ecco, e non si può pensare che si bisogna fare in ogni posto la stessa cosa. C'era l'ospedale di Locri, allora anch'io studente volevamo l'ospedale di Siderno, allora, non abbiamo mai pensato al grande ospedale. Io ho studiato pure a Siderno, me le ricordo. Ecco, l'ospedale di Siderno è andato come è andato a finire, l'ospedale di Locri è quello che è. Ecco, non è soltanto una questione, come devo dire, strutturale, infrastrutturale, è una questione mentale, una questione culturale. È una questione che i cittadini, i sindaci, non hanno preso consapevolezza certa di quello che significa il servizio sanità. Ecco, torniamo su questa. Io la penso così, perché non è possibile svegliarsi soltanto quando le cose precipitano, quando ormai non c'è più nulla da fare. Non hanno una consapevolezza, eppure hanno avuto la gestione degli ospedali, l'hanno avuta in mano i sindaci e hanno fatto quello che hanno fatto. Come fare? Ecco, ora evitiamo queste polemiche che sono mie, piuttosto torniamo a Nardo di Pace, perché lei qualche anno fa, quando è stato sindaco in una precedente consigliatura, aveva lanciato un'idea fantastica, quella per ripopolare la sua Ciano. Lei, c'erano le case popolari, quelle disabitate, le aveva poste, diciamo, a disposizione di chi volesse venire a Nardo di Pace per avere una domiciliazione, cioè per vivere a Nardo di Pace. Cosa pensa di fare oggi? Allora, noi abbiamo una cinquantina di alloggi che sono residuati rispetto al bisogno, rispetto alle domande che sono state fatte. Sono gli alloggi costruiti per gli alluvionati del 72-73, penso un po', sono passati anni prima che venissero consegnati questi alloggi. Ci stiamo, allora la facemmo come provocazione, adesso ci stiamo invece lavorando per vedere come realmente utilizzare questi alloggi per ripopolare quella nostra comunità. Noi abbiamo soltanto la frazione Cassari che regge. Lì, dal punto di vista, diciamo, della presenza sul territorio, quella comunità è una comunità viva. Sono andato l'altro giorno, perché a me piace andare a visitare le scuole, parlare. Sono andato l'altro giorno proprio lì a Cassare, sono andato in una classe dove sono andato a salutare gli insegnanti, e poi mi hanno accompagnato per salutare anche i ragazzi in una classe. Sono rimasto
veramente positivamente impressionato. Lì a Cassare, fino a qualche anno fa, non c'era un solo diplomato, adesso ci sono laureati, ci sono studenti, gente che va all'università, ragazzi che frequentano le scuole superiori. Cosa che non si riesce ad avere al centro. Al centro, lei pensa che abbiamo il tasso del 3% dei laureati, una comunità con questo indice non credo che abbia grandi prospettive di sopravvivenza, diciamo così, ecco, di sopravvivenza. Ho visto questi ragazzi intorno a un tavolo centrale fatto dai, con i banchi accostati, molto scolarizzati, erano una pluriclasse, quarta e quinta, che prima di parlare che alzavano la manina e non parlava nessuno finché, era prima di parlare. Finché non gli dicevi che cosa volevi dire. Al punto che ho visto poi questi ragazzi che sono anche attenti alla lettura. Allora io ho pensato, per esempio, di fare una giornata della lettura, perché ho visto quei ragazzi interessati, la giornata della lettura. E abbiamo già avviato le procedure per acquistare alcuni libri adatti a questi bambini. Per esempio ho pensato di regalare ad ogni bambino di questi un libro di uno scrittore nostro, uno scrittore calabrese, Tibet Asha di Saverio Strati. Di Saverio Strati, che è un bel, io ho letto tanti anni fa, che è un bel romanzo per bambini, anche se crudo nella sua, diciamo, esposizione e nella realtà che narra, ecco. E poi per i ragazzi di terza media un romanzo di un nostro, diciamo, conterraneo lì della zona, Sole Nero a Malifà, di Saro Gambino, che è ambientato proprio lì a Nardo di Pace, ma che è il paese dove ha iniziato ad insegnare Cassari, il paese dove Saro Gambino ha iniziato. Ecco, perché io credo che se non c'è anche cultura, non c'è democrazia. Senza la cultura non ci può essere la democrazia. E chi ha bisogno della democrazia? I soggetti deboli. E sono, più deboli sono, più invece gli viene negata la democrazia. Quella comunità ha bisogno, e allora noi dobbiamo fare in modo che ci sia un grande risveglio anche dal punto di vista culturale, perché se diversamente, fino a quando cittadino non è cittadino, ma è persona che va dietro questo, quell'altro onorevole per poter recuperare il posticino, la Calabria non riuscirà mai a ora, trovare. Sindaco, siamo quasi alla fine, potremmo parlare una settimana con lei. È proprio gradevole, piacevole sentirla, perché non si limita soltanto a parlare del suo, del paese, diciamo, della sua amministrazione, del suo localismo, ma lei riesce a dare questa visione più ampia, più collettiva, più comunitaria. Ma ecco, il bello adesso vorrei che lei. Abbiamo ricordato le bellezze architettoniche e artistiche di Ciano. Ecco, facciamo un po' un ritorno anche ad Alfonso Carré, no? alla città della Porta. Alfonso ha avuto il grande merito di far emergere una realtà sconosciuta. Guardi,
quando parliamo di zone interne, zone abbandonate, zone, cioè, non possiamo non ricordare che anche dal punto di vista, diciamo, della ricerca archeologica c'è un abbandono. Per anni la ricerca si è, qui in Calabria si è limitata alla facile, dico io, ricerca della Magna Grecia, del posto, cioè, e invece laddove era difficile nessuno si è mai preoccupato, e Alfonso ha avuto questa grande capacità. Poi c'è stato l'oblio per 10 anni, lì c'è stato una sorta, utilizzo una frase di un bravissimo, adesso non c'è più, antropologo, Mariano Meligrana, una sorta di organizzazione della dimenticanza. Lui utilizzò questa frase per Nardo Di Pace, io la utilizzo per dire che c'è stata in questi anni un'organizzazione della dimenticanza, cioè si è rimossa tutta la storia di quel comune, che noi pensiamo adesso di riprendere. Io penso di andare a Roma e stimolare anche a livello di ministero. Noi avevamo pensato, avevamo sperato di poter fare una cosa insieme con i famosi CIS, e sono degli strumenti per poter attivare sono i contratti di istituzionale di sviluppo. E avremmo potuto fare Nardo Di Pace, possiamo ancora per la verità, Nardo Di Pace, Caulonia, Roccella, Camini, Fabrizia, per fare insieme uno. In attesa noi abbiamo già pensato a una cosa nostra. Il professore Sestito, il professore all'Università di Reggio, alla Facoltà di Architettura, abbiamo ideato il Museo dell'Acqua a Nardo Di Pace. Di che si tratta? Allora, muove da questa considerazione. Nardo Di Pace è stata più volte distrutta dall'alluvione, dall'acqua. L'acqua però può essere un elemento di salvezza, a parte il fatto che da qui a non so quanti anni ancora il problema dell'acqua diventerà il problema del pianeta, della sopravvivenza, della terra stessa. Allora il professore ha disegnato questo una bellissima struttura dove è pensabile, è possibile, e lì si possono fare una serie di iniziative, cioè, ma può essere anche un elemento attrattivo turistico, insieme a tutte quante le altre cose a cui facevamo riferimento nell'area delle serre, compresa Roccella, Caulonia e quest'area qui, a cui io guardo con molta attenzione. Ma io insisto, se manca il lavoro tutto diventa inutile. Bisogna creare condizioni di lavoro. Sì. Bene, ringraziamo il sindaco di Nardo Di Pace, il dottore De Masi, ma prima di chiudere è il caso di ricordare che oggi, l'11 febbraio, ricorre la 28esima giornata mondiale del malato, come l'ha voluta a suo tempo il 13 maggio 1992 Papa Giovanni Paolo II. Cioè, questo è, per quanto concerne la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica, questa è una ricorrenza, mentre per quanto concerne invece le Nazioni Unite, oggi è la giornata mondiale delle ragazze e delle donne nella scienza. È stata proclamata dalle Nazioni Unite per promuovere la piena ed equa partecipazione delle donne nelle scienze.
In Italia ci sono stati diversi eventi. Ieri invece è stata un'altra giornata di ricorrenza, l'abbiamo sentito un po' tutti, tutte le fonti di informazione hanno parlato di un fatto post guerra, un fatto post immediatamente dopo settembre 1943. Sto parlando del giorno del ricordo, il giorno del ricordo che non vuole altro fare altro che ricordare le foibe che altro non sono che delle caverne carsiche dove venivano buttati tutti coloro, è stata una forma di pulizia etnica possiamo dire, perché lì sono abituati a fare le pulizie etniche, abbiamo avuto l'esempio nell'immediato dopo la morte di Tito nel 2003 è venuta fuori la Jugoslavia si è dissolta e abbiamo visto la pulizia etnica che è stata Milosevic mi pare che si chiamasse quel generale che fece una carneficina di popoli slavi. Ecco, tra il 43 e il 45 avvenne questa terribile forma di eliminazione di tutti coloro che non erano slavi, che gli italiani nell'Istria, Fiume, Zara, vennero, ma la stessa Trieste che venne occupata e finalmente nel 1957 Trieste ritornò ad essere Italia, mentre Zara, Istria e Fiume rimasero città jugoslave. Ecco, le cosiddette donne fiumane, si commemora sempre questo giorno, si parla delle donne fiumane che marciavano per la liberazione. Ecco, quanta gente venne assassinata? Si parla che siano state più di 25.000 le persone scomparse. Ecco, ricordare quegli eventi e ricordare anche quanto avvenne durante l'occupazione nazifascista, non solo l'Olocausto, non solo i forni crematori, ma anche le uccisioni gratuite che avvenivano anche in Italia. Anche chi si opponeva al sistema veniva assassinato. Uno per tutti, ricordiamo Giacomo Matteotti, per non parlare poi dei grandi pensatori, grandi politici italiani che ripararono nella clandestinità come Sandro Pertini e via dicendo. Ecco, che ricordare perché ciò non avvenga mai più. Grazie, alla prossima, arrivederci. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.